Grazie amici sportivi, fantacalcisti e non, siamo di nuovo qui per parlare di Fantanalisi 19.01 del 30 gennaio 2018 live su stapradio.it oppure sul gruppo Stap Radio TV di Facebook a cui siete tutti inviati ad iscrivervi per ascoltare le nostre puntate in differita. Veniamo subito al dunque. Cosa è accaduto nella 22esima fantagiornata? Perché così bisogna chiamarla, visto l'accezione che diamo ai risultati calcistici nella nostra trasmissione. Innanzitutto, 5 clean sheet, 5 portieri imbattuti in questa giornata. Per quanto riguarda i calci di rigore, ne sono stati concessi 3, realizzati soltanto 2, 66%. Il malus è stato per Florenzi, il malus più importante, ma malus ingenti anche il meno 2 per gli autogol di Vicari, della Spal e Mbaye del Bologna. Gli uomini con più bonus sono stati Ken e Mertens, forse più Ken, considerando che il Folletto napoletano ne ha realizzato uno sul rigore che viene conteggiato due in alcuni fantacalci, ma Mertens è stato sicuramente il fattore maggiormente discriminante per la giornata con la sua doppietta, visto il digiuno di altri bomber come Icardi, Dzeko e Immobile infortunato, visti i due gol realizzati, che Mertens, ricordiamo, che è sempre uno dei calciatori più schierati nelle formazioni dei fantacalcisti. La Roma è in crisi perché ha raccolto soltanto 3 punti nelle ultime 6 giornate, 3 pareggi e 3 sconfitte. Era da febbraio 2013 che i giallorossi non rimanevano 6 gare consecutive di campionato senza vincere, mentre era da agosto, in particolar modo nella trasferta di Firenze, che la Sampdoria non vinceva lontano da Genova, derby escluso. L'ha fatto proprio contro la Roma, quinto rigore a favore dei giallorossi in questo campionato, 3 sono stati sbagliati, soltanto il Sassuolo con 5 ne ha sbagliati più della Roma in questo campionato. Mentre Viviano, questa è una statistica positiva, è al pari di Cragno l'unico portiere ad aver parato più di rigore in questo campionato. Ne hanno realizzati 2 ciascuno. Ricordiamo che parare un rigore equivale ad un gol per i fantacalci con ne più 3 che ne deriva. Dalla stagione 2009-2010, poi, soltanto Handanovic con 19 e Consigli con 13 hanno parato più rigori di Viviano, che ne ha parati 10 nella massima serie. Veniamo al Milan, dall'arrivo di Gattuso sulla panchina dei rossoneri. Giacomo Bonaventura ha partecipato attivamente al 50% delle reti rossonere, partecipando a 5 su 10 con 4 gol e un assist. Inoltre, i rossoneri sempre hanno segnato 6 gol nelle ultime 4 gare di campionato, uno in meno di quanto ne avevano realizzati nei precedenti 8 in A. Quindi c'è un'inversione di tendenza significativa dei milanisti, alla quale dover dar seguito con le scelte fantacalcistiche. La Lazio invece ha interrotto una striscia di 6 match senza sconfitta in campionato, con 4 vittorie e 2 pareggi. 3 dei 4 gol siglati da Giacomo Bonaventura in questo campionato sono arrivati di testa. Patrick Cutrone ha messo a segno il terzo gol in Serie A. I precedenti 2 erano arrivati entrambi ad agosto contro Cagliari e Crotone. I 3 assist di Davide Calabria, uno l'ha fatto domenica scorsa, sono stati tutti forniti in match casalinghi del Milan. Quindi del giovane difensore rossonero arriva a ben 3 assist, per essere un difensore non sono pochi. Mentre al contrario le 3 reti di Adam Marusic andando in gol a San Siro, che si è realizzato il giocatore montenegrino in questa Serie A, sono arrivate tutte in match disputati fuori casa, come tutti gli ultimi 6 gol di Sami Khedira sono arrivati in trasferta. Gonzalo Higuaín invece è un top player che ha trovato il gol dopo un digiuno
durato 706 minuti, quindi ha insistito su di lui e finalmente ha avuto ragione, perché questa astinenza per un campione come lui prima o poi si doveva interrompere. La Juventus invece e i suoi portieri hanno subito soltanto una sola rete nelle ultime 13 gare giocate in tutte le competizioni, nessuna nelle ultime 4 partite, quindi i portieri che vanno per la maggiore sono quelli bianconeri. Considerando tutte le competizioni, l'internazionale non trova il successo da 9 partite, 6 pareggi e 3 sconfitte, ma nei nerazzurri non succedeva da marzo 2012. Per quanto riguarda la Spalla, che si è resa partecipe di una partita, diciamo, che ha fornito una mezza sorpresa, perché l'X contro i nerazzurri non era molto preventivabile, quindi una mezza impresa. Per quanto riguarda la Spalla, Mirko Antenucci ha preso parte attiva a tutti gli ultimi 5 gol dei ferraresi in questo campionato, con 3 reti e 2 assist. Alberto Paloschi ha messo a segno il quinto gol in questa Serie A, di cui 4 realizzati in casa, mentre Alex Meret, uno dei portieri più attesi, ha fatto registrare il suo esordio assoluto in Serie A nel match di domenica, tra l'altro con buoni voti, disputato contro i nerazzurri. I numeri di questa giornata: 26 gol realizzati, uno in meno delle precedenti due, 11 sono arrivati in casa e 15 in trasferta. La percentuale di reti realizzate fuori casa è del 57,7%, soltanto nella dodicesima giornata se ne sono avute di più. Ripartizione in ruoli di gol realizzati: 3 difensori, 9 centrocampisti, 12 gli attaccanti. Gli attaccanti quindi hanno messo a segno una rete su 2, il 50%, 12,5% la percentuale dei difensori, 37,5% quella dei centrocampisti. Gol della vittoria: 1 dei difensori, 3 dei centrocampisti e 4 degli attaccanti. E quindi predominano in questa statistica, mentre negli assist, 12 gol, prevalgono i centrocampisti, che ne hanno messi al servizio dei loro compagni 5, mentre 4 sono stati sfornati dai difensori e 3 dagli attaccanti. Quindi 1 su 3 degli assist dei giornali dei difensori, 33,3%, 41,7% dei centrocampisti e 25% degli attaccanti. Come nella scorsa giornata, i match con meno di 3 gol, quindi gli under 2,5, sono stati alla pari degli over 5 e 5. Così come 5 e 5 sono stati i match conclusi in no goal rispetto ai goal. Non solo, nelle ultime 4 giornate per 3 volte i no goal sono stati alla pari dei goal. Nel complesso sono state disputate fin qui 220 partite con 601 segnature, con la media di 2,73 gol per partita, quindi una media che si mantiene stabile nelle ultime giornate. Così come si mantiene stabile sostanzialmente la percentuale delle vittorie in casa, 41%, contro la percentuale delle vittorie in trasferta, 37%, e pareggi 22%. Partite con meno di 3 gol e una percentuale che aumenta leggermente: il 45% sono under, 55% sono over, mentre il risultato più frequente finora come punteggio, diciamo, realizzato è stato l'1-1. 24 match finora disputati si sono conclusi con questo punteggio, quindi più del 10%. Le statistiche per squadre: il miglior attacco ce l'ha la Lazio con 57, il peggiore il Benevento con 13 gol realizzati, la miglior difesa il Napoli, 14 gol subiti dai partenopei, nonostante il gol subito da Palacio nella scorsa partita. La peggior difesa ce l'ha il Benevento, 49 gol subiti. Quindi c'è un mismatch tra Benevento e Napoli, tra le due squadre campane, di 35 gol, veramente notevole. Più goleate l'ha fatta la Lazio, quindi puntare su questa squadra: 9 goleate, più vittorie la Juventus 18, meno vittorie il Benevento, che anche questa statistica negativa, soltanto 2 match conclusi in vittoria per la squadra sannita. Più pareggi il Torino 11, meno pareggi sempre il Benevento 1. Più sconfitte il Benevento 19, meno sconfitte il Napoli soltanto una, quella subita contro la Juventus nel scontro diretto, però una sconfitta che pesa visto il distacco esiguo che questo ha comportato con bianconeri.
La serie di imbattibilità maggiore resta quella iniziale dell'Internazionale con 16, più ammonizioni della Las Verona 60, più espulsioni ce l'hanno avute la Genoa e l'Udinese con 3, più autoreti a favore il Bologna e il Napoli sempre con 3. Classifica marcatori, Fermi Immobile che non ha giocato e Quagliarella primo e terzo, siccome Icardi non è andato a segno, primi 3, anzi i primi 4 perché anche Dybala è fermo. Quindi 20 per Immobile, 18 per Icardi, 16 Quagliarella, 14 Dybala, sarà 13 Mertens che stacca Dzeko e Higuaín a 10, Iago Falche a 9, per, da notare che Iago Falche ha realizzato il primo gol di testa di questo campionato. La ripartizione di Iago è di 2 gol fatti di destro, 6 di sinistro, 1 di testa, 6 in area e 3 da fuori area, quindi è uno dei marcatori con più gol da fuori area, secondo soltanto a Dybala. Nono Cristante a 7 gol, quindi è il primo centrocampista puro derivato nella top 10. Vediamo anche la ripartizione di Cristante, perché è una new entry. 4 gol di destro, 0 di sinistro, 3 di testa, 6 in area e 1 da fuori area. Mentre Kevin Lasagna, 7 reti, appaia a Cristante. Per gli assist non si sono avute notevoli variazioni tra i primi 5, perché rimane il trio Verdi, Ramirez e Candreva a 8 assist in testa, 7 Immobile, Luis Alberto, Antenucci sale a 6 della Spal, raggiungendo Pjanic, Gomez, Parolo e Insigne a 6 assist. Per quanto riguarda le partecipazioni al gol, comanda sempre Ciro Immobile che ha messo a frutto 27 tra gol e assist. Ciro ha anche la miglior ripartizione, miglior media gol per partita, 1,05. Ha anche segnato il più gol su rigore di tutti, 6. Mentre i più gol da subentrato, e questa è una statistica che dovrebbe appunto ingolosire i fantacalcisti a cerca di sorprese. Ce l'ha Babacar della Fiorentina con 4 gol da subentrato. I gol della vittoria, utili per i fantacalci che premiano con un modificatore particolare i gol decisivi della vittoria. Comanda su questo Quagliarella della Sampdoria che ne ha messi a segno 3. Più doppiette Icardi con 5, più triplette Dybala con 2, più ammonizioni Magnanelli del Sassuolo con 9. Più doppia ammonizione Bruno Zuculini del Verona che oggi ha salutato il fantacalcio. Due doppie ammonizioni. Il giocatore più subentrato è Marco Rog con 17 subentri. Più gol subiti da Nicolas del Verona con 45 gol al passivo. Vediamo per il rendimento chi è che ruolo per ruolo i top e i flop. Ricordiamo che prendiamo in considerazione le medie voto pure della redazione Italia di Fantagazzetta senza il bonus, considerando coloro che hanno totalizzato più di un terzo delle presenze, tra i portieri comanda Stracoscia della Lazio con 6,52 di media voto, segue Perin e Handanovic con 6,36 alla pari. I peggiori sono tra portieri Puggioni e Brignoli, 6 comunque per loro, 5,95 per Nicolas, 5,81 per Belek, che lo rimane si è abbassato dopo l'assurdo fallo fatto con i Granada di reazione domenica scorsa. Tra i difensori invece il primo, colui che non gioca da parecchie partite, Ghoulam del Napoli 6,64, Benatia 6,46, Skriniar 6,45 mentre esce dalla tra le prime tre Koulibaly dopo l'errore di domenica contro Paracio. I peggiori tre, Pezzella dell'Udinese 5,35, Pavlovic Crotone 5,31 e peggiore in assoluto Supra Jender Verona 5,15. Tra centrocampisti, miglior media voto Milinkovic-Savic 6,5, poi Felipe Anderson, Cuadrado e Luis Alberto 6,5. Quindi tre tra i primi quattro centrocampisti sono della Lazio, il quarto è Cuadrado che sarà fermo per parecchio tempo, quindi il criterio vorrebbe che si puntasse forte sui centrocampisti della Lazio da qui a seguire. Mentre i peggiori centrocampisti sono Fossati del Verona e Zuculini, sempre del Verona, con 5,56. Segue Mazzitelli, Sassuolo, 5,38 e Cipsa, Benevento, 5,36, peggiore in assoluto. Migliori attaccanti, i primi due sono fermi, Immobile, 6,76, poi Dybala, 6,53. Seguono Insigne, 6,52, Quagliarella con la stessa media.
I peggiori sono Armenteros e Borriello 5,5 e Ragusa, stesso punteggio. Peggiore in assoluto Puskas del Benevento 5,41. Detto ciò, amici, ci concediamo un attimo di respiro, ma per pochissimi secondi, perché vi aspetto per snocciolarvi i numeri dei nostri due fantacalci. A fra poco. E cominciamo con 10 più jolly, Fantacalcio Gratuito e Fantacalcio della nostra radio, www.10piujolly.it, scritto tutto attaccato, che consente di registrarsi e di scrivere gratuitamente quante squadre volete con la vostra utenza. Per la classifica settimanale, ricordiamo che si premiano i primi tre con una quota di scommesse offerte dalla redazione. Vince la squadra Taranto Regna di Fragiuland 106,5, segue la Litfiba 87 di Paolo Bois 104,5, poi Giallorossi sempre di Paolo Bois a 98. Una quota delle giocate va anche al migliore dei nuovi entrati che in questa settimana sono stati soltanto uno ed è la squadra di Salvatore Bruno Black and Blue che ha totalizzato 92,5. Quindi, ricapitolando, una quota per Fragilan, due per Paolo Bois e una per Salvatore Bruno. Vediamo più in dettaglio la formazione vincitrice, la Taranto Regna con 106,5. L'utente Fragiuland ha schierato Sidibu, Amsic, Khedira, Milinkovic-Savic, Suso, Higuain, Iago Falchi, Icardi, Insigne, Mertens e Quagliarella. Ebbene sì, il vincitore ha primeggiato nonostante abbia giocato in 10 per assenza di Quagliarella. Uomini determinanti rispetto agli altri sono stati Iago e Mertens Jolly, cosa che aveva anche Paolo Bois, secondo in classifica. L'uomo che ha fatto la differenza per Fragiuland è Khedira ha schierato a differenza di Paolo Bois e dei rimanenti concorrenti, che ha permesso a Fragiuland di primeggiare. Vediamo la classifica generale, da notare Paolo Bois che fa un grande balzo portandosi al quarto posto della generale. Scende ancora la Fantagino 1 al settimo posto e sta perdendo progressivamente posizioni. Stefano Dini che ha piazzato quattro squadre davanti a quelle di Francesco, che è colui che sta dominando la generale, comunque è sempre lontano dalle prime 10 perché conseguito buoni punteggi, però con squadre che sono nella retrovia della generale. Vediamo questa classifica, comanda Francesco 4 a 2203, segue a notevole distanza la Francesco 8 2186,5, Francesco 9 2184,5, poi quarto Litfiba 87 2177, quinto Francesco 7 2176, sesto Francesco 5 2175,5, settimo Fantagino 1 2174, ottavo Francesco 2166, nono Francesco 6 2162,5, decimo Fanta Ettore 1 di Ettore Genestrina 2162. Quindi questi sono i primi 10 che sarebbero premiati per la generale, di cui 7 sono dell'utente Francesco, dell'amico Francesco, e quindi sta ancora conferma il proprio dominio in questa annata fin qui disputata. Quindi vi invito ad iscrivervi a questo fantacalcio www.10piujolly.it. È tutto gratuito, premi settimanali, 53 formazioni fin qui iscritte, termine per invio delle formazioni per la prossima giornata, sempre un'ora e mezza prima del primo anticipo, quindi nella fattispecie il 3 febbraio 2018 alle ore 16:30. Questo è quanto per il Fantacalcio 10 più jolly. Veniamo al fantacalcio www.magicmanager.org, che è anche un sito. La Lega è ospitata dalla piattaforma web fantacalcio.it, in cui potete visitare questo campionato di 30 formazioni con ricchi premi per i primi 4 della generale e per il primo della Coppa. Vediamo la settimanale che ha visto
la Leontinoi C5 primeggiare con la seguente squadra: Szczęsny, De Silvestri, Atebur, Ceccherini, Chiesa, Iago, Chessé e Cigarini, Quagliarella, Icardi, Mertens. Al posto di Quagliarella è entrato Felipe, che ha fatto mudare il modulo dal 3-4-3 al 4-4-2. E per Dario Di Pietro, quindi, si è avuto anche un bonus, un punto di bonus difesa e 84 punti, che lo fa prevalere sulla Real Beppe, che ha schierato invece che ha schierato parecchi romanisti: Alisson, Kolarov, Dzeko, più Perisic, capito 5 anche lui. Quindi questi brutti voti uniti alla gol preso da Alisson al 5 di Perisic fa sì che non basti il più 3 del modificatore difesa, che ha preso comunque l'ottimo Real Beppe, per vincere la settimanale. In classifica generale, da notare una giornata di flessione per le squadre di Serie B: la FC Diamantina e la Fiera Ceca, che scendono entrambi di una posizione in settimo e ottavo posto, mentre i primi due entrambi subiscono un gol dalla panca. Black Purple, il primo, non schiera Mertens, mentre la Bar Sport, il secondo classificato di Michael Di Salvo, fa un tabellino piatto dei titolari, viene salvato dall'ingresso di Cutrone dalla panchina e dal modificatore della difesa più 3, altrimenti sarebbe stato superato in seconda posizione. Quindi i primi due sono stabili: The Black Purple di Alessia Aurora, in particolare, che ha 1724,5. Bar Sport secondo, come dicevamo, di Mago Di Salvo, 1720,5. The Avengers guadagna una posizione al terzo posto, di Diego Sampugnaro, 1715,5. Forza Taranto in discesa di una posizione, a completare il quartetto dei potenziali premiati: Forza Taranto di Andrea Fabrizio a 1713,5. Quindi quinto stabile del Bulls a 1710,5. Sesto Real Beppe sale di due posizioni a 1710, settimo più staccato da precedenti, da FC Diamantina di Sebbia a 1700,5, ottavo la Fiera Ceca sempre di Sebastiano a 1695,5, stabile la Massagro di Antonino Sampugnaro 1692, come stabile al decimo posto la FC Alex di Alberto Battiato a 1691. Coppa, vediamo la Coppa, due gironi da 15, lo ricordiamo, passano le prime quattro alla fase finale, che si avrà nelle ultime quattro giornate della stagione, le ultime sei giornate della stagione, scusate. Per il girone A i risultati sono stati i seguenti: Atletico Lioni, Real Puma 2-2, Forza Taranto, FC Diamantina 1-1, bonus giochi Arma Letale, ML76, Supernatural sempre 1-1, Sigula Leonzio 6x75 2-2, Fantardore batte The Walking Dead 2-1, Sofà Bar Sport 0-1. Per il girone B, Atletico Barisi www.stapparate.it Scialbo 0-0. Ricordiamo che la stapparate.it ha usufruito di tutte e tre le sostituzioni, quindi si salva dall'inferiorità numerica, ma comunque non arriva un gol. FC Alex Smooth Criminal 0-1, The Avengers Paperopoli 2-0, Lupetto batte The Black Purple 2-1, FC Tankellas Leontino C5 0-4, Real Beppe Fura Ceca 3-1, Massacro The Bulls 0-2. Da notare che, come nel girone A, si sono avuti 4 successi, 4 pareggi, 5 pareggi su 7 gare, all'opposto nel girone B soltanto un pareggio su 7, quindi andamento all'opposto dei due gironi. Classifica e prima posizione per il girone A: Bar Sport comanda a 45, FC Diamantina 36, Il Procuratore 34, Forza Taranto e Atletico Lioni 31, girone B. The Bulls, anche qui una squadra in fuga: The Bulls 43, segue The Avengers 36, tallonato da presso a Lupetto 35, Massacro quarto a 32. Anche questo è tutto per Fantacalcio www.matchmanager.org, sito che vi invito a visitare, e Lega che vi invito a consultare sulla piattaforma web fantacalcio.it, in cui potete cominciare a studiare questo fantacalcio, e se avete voglia di partecipare per la stagione prossima, chiedere l'invito a Antonino Sampugnaro, a riferimenti che sono sul sito, ricordiamo ancora una volta, www.magicmanager.org.
Amici, è tutto per questa puntata di Elefante Analisi. Vi ringrazio dell'ascolto. Vi do appuntamento a martedì prossimo, 6 febbraio, puntuali alle 19 in diretta. Potete anche seguire le differite sulla gruppo Stapradio TV di Facebook. Comunque, vi ringrazio in qualunque delle due modalità ci stiate seguendo. Vi do quindi appuntamento a martedì prossimo alle 19. È veramente tutto da Emiliano Genestini. Ciao a tutti, un buon proseguimento di settimana. Grazie, sigla Vintage, 90° minuto. Grazie, ciao.